parlare dei Rom. Il problema principale dell'Italia è la difficoltà di fare impresa. Parole di Matteo Salvini, uno degli esponenti politici invitati al 45° convegno nazionale di Confindustria Giovani a Santa Margherita Ligure. Salvini ha replicato all'invito di Marco Gai a regolamentare le lobby e una maggiore trasparenza proprio nella gestione economica dei partiti. Pienamente d'accordo, anche perché l'Italia non è mai stata capace di far sistema, lo dico in Europa dove lavoro, anche i vari settori industriali, piuttosto che imprenditoriali o commerciali, si sono sempre mossi ognun per sé, senza il Dio per tutti, e quindi regolamentare il lavoro delle lobby, organizzare il lavoro delle lobby, sostenere il lavoro delle lobby, assolutamente sì, per quanto riguarda la trasparenza del finanziamento dei bilanci dei partiti come Lega. Probabilmente siamo i primi a farlo, anche per evitare problemi che abbiamo avuto in passato, quindi su questo la sfida la raccolgo ben volentieri. Mi piacerebbe che anche il mondo però dell'industria e dell'impresa collaborasse sempre comunque, proponesse sempre comunque, e non come in passato ogni tanto ha fatto, si tirasse fuori dedicandosi solo al dar giudizi, perché mi piace il titolo di quest'anno, il ci interessa in prospettiva, e quindi raccolgo la sfida, anzi spero che ci interesseremo insieme. Sì, non si può dire che hanno perso tutti, qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso, soprattutto in Liguria, soprattutto in Veneto, però capisco che chi fa impresa e tira su la serranda la mattina o apre il capannone la mattina abbia altri problemi. Io faccio politica per prendere voti, per vincere, per governare, per cambiare, per liberare un po' l'economia. Questo è il mio obiettivo, perché non ritengo che l'Italia sia un paese che favorisce la nascita di imprese e la sopravvivenza di quelle che ci sono. Ci sono delle eccellenze, per carità di Dio, per fortuna, però bisogna aiutare anche chi eccellenza non riesce o non può essere, e questo sistema economico fiscale sia italiano che europeo non aiuta. Penso che sia un voto che chiede normalità, non eccezionalità, non fantasie, non regali, non promesse mirabolanti. Normalità vuol dire infrastrutture che colleghino la Liguria al resto del mondo in maniera normale. Vuol dire un sostegno alla piccola e media impresa in maniera normale, vuol dire fare a livello europeo delle battaglie, penso a quelle per cambiare la direttiva Bolkestein sui balneari, per avere una produzione di attività in maniera normale, penso al sostegno all'agricoltura, alla pesca, quindi quello che è che dovrebbe essere normale, che negli ultimi anni in Liguria non è mai stato normale. Ma non ci interessa comandare, evidentemente gli elettori non solo in Liguria ma in Toscana e in Veneto hanno promiato delle idee, dei progetti, delle battaglie, una battaglia di coerenza, di coraggio, di onestà, di pulizia, di prospettiva, di un'Europa diversa. Adesso non ci sono le tavole della Bibbia, non sono nell'euro, nell'Europa, nei trattati, nelle direttive che se sono sbagliate vanno cambiate, quindi sono contento del voto non solo ligure, adesso abbiamo una bella responsabilità, perché per la Lega la responsabilità comincia il giorno dopo le elezioni, per altri finisce, per noi comincia il giorno dopo le elezioni, perché dobbiamo non solo meritarci l'enorme consenso raccolto, ma raccoglierne anche di più coi fatti, quindi starà ai nostri amministratori liguri dimostrare che avevamo ragione.